Sì, mi ha dato tanti consigli anche in settimana di stare sul pezzo, di stare concentrato tutta la partita e poi oggi sono stato concentrato tutta la partita e me ne è andata bene. Un grande Pescara, una grande difesa, era dalla partita dello Zini di Cremona che il Pescara in trasferta non prendeva gol, questo è sicuramente un aspetto importante. Tu avevi giocato a Cittadella e non era stata una gara positivissima per te, oggi sei stato uno dei migliori in campo. Vabbè, siamo stati tutti bravi, cioè soprattutto in attacco, a centrocampo e in difesa. Certo che davanti dobbiamo dare un po' di più, però oggi siamo stati tutti bravi. La partita di oggi, linea difensiva del Pescara, super, soprattutto nei primi 10 minuti quando ha provato a fare la partita alla Ternana, poi tutto è andato nel migliore dei modi, no, per voi? Sì, abbiamo lavorato bene, anche tutta la settimana siamo stati bravissimi, anche oggi siamo stati sul pezzo 90 minuti, non abbiamo mollato niente e ora siamo contenti perché adesso le vittorie iniziano ad arrivare e speriamo che continui così. Una giornata importante per te, per il Pescara, una vittoria pesante in chiave salvezza. Bisogna ancora sudare e lottare, però questi 3 punti sono importanti perché ottenuti contro una squadra che veniva dalla vittoria con il Perugia e che era la più in forma del momento fino alla vigilia del match di oggi. Certo che questi 3 punti erano importantissimi, poi dobbiamo continuare a far così. Martedì c'è un'altra partita e adesso dobbiamo pensare a quella. Martedì c'è la partita con il Cesena, che ha vinto oggi con il Frosinone, due squadre in forma che vogliono fare ulteriori passi in avanti in chi è in classifica. Pescara però non può fallire neanche qui. No, certo che non possiamo fallire, dobbiamo continuare a stare sul pezzo e martedì ci dobbiamo presentare con la voglia che abbiamo messo in campo oggi. Martedì Gravion è pronto a chiedere al tecnico Pillon un'altra maglia da titolare. Lo meriteresti dopo la prova di oggi? Vedremo, tanto le scelte stanno al mister, quindi io lavoro e poi aspetto.